Grazie mille, grazie naturalmente anche a Caterina per il gentile invito a questo convegno. Uno dei dipinti più drammatici dell'interno corpus pittorico di Salvator Rosa è dedicato alla storia degli Argonauti e la conquista del Velo d'Oro da parte di Giasone. Il dipinto di piccole dimensioni, 78x67 centimetri, oggi conservato al Montreal Museum of Fine Arts in Canada, è senza dubbio un'opera matura di Salvator Rosa, in cui stupisce innanzitutto il dinamico scontro tra uomo e animale fantastico, in un ambiente naturale, molto roccioso, ed illuminato solo in primo piano, mentre il secondo piano appare principalmente oscuro. Sulla provenienza seicentesca del quadro non possediamo dati sicuri. È noto che faceva parte della collezione settecentesca di James Bridges, primo duca di Chandos di Canons. A Caterina Volpi si deve l'ipotesi sulla provenienza precedente a quella già nota. Nell'inventario della collezione del cardinale Vincenzo Grimani, stilato a Napoli nel 1710, viene menzionato un quadro con figura e un drago, mano di Salvator Rosa, di palmi 3 e 2 e mezza in circa, senza cornice, che potrebbe corrispondere all'opera in esame. Vincenzo Grimani proveniva da un'illustre famiglia di origine veneta, che contava fra i suoi membri alcuni collezionisti d'arte, come Domenico Grimani e Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia e amico di Tiziano. La ricca collezione del cardinale Vincenzo Grimani, con dipinti di Tempesta, Duguay, Vuoi e Poussin, ma anche di Langetti e Carpioni e di Giordano e De Matteis, rispecchia, come è stato notato da Labraud, le varie tappe della lunga carriera di Vincenzo Grimani fra Venezia, Roma e Napoli. Le future ricerche su questo personaggio confermeranno o smentiranno l'attraente ipotesi di Caterina. Io mi limiterò in questo intervento all'analisi del quadro e delle fonti visuali e testuali utilizzate da Rosa per la creazione del suo dipinto e a qualche osservazione a margine sulla datazione che di solito viene posta fra il 1665 e il 1670 circa. L'ultima prova dell'eroe greco, Giasone, prima di entrare in possesso del Velo d'Oro, si svolse in Colchide, nell'odierna Georgia occidentale. Nel dipinto Giasone sembra aver attraversato il bosco oscuro ed essersi avvicinato di soppiatto al drago che custodisce il Velo d'Oro. Con la spada nella mano destra, Giasone è inginocchiato su un scoglio, mentre versa una pozione di erbe magiche negli occhi del drago. Il liquido è stato appositamente preparato dalla maga Medea per far addormentare il drago e permettere così a Giasone di impossessarsi del Velo d'Oro. Tutto ciò sembra essere avvenuto in pochi secondi e con grande velocità, come suggerisce il drago che si gira con le fauci spalancate, la lingua che esce fuori come una fiamma e la sua coda curvilinea posizionata in verticale, ma anche il movimento dinamico di Giasone con il suo trapeggio svolazzante. Il fatto che il volto di Giasone sia coperto dal suo braccio crea nell'anima dello spettatore il desiderio immediato di voler vedere il volto dell'uomo coraggioso. L'elmo sulla testa di Giasone mostra sul davanti forme antropomorfe e fa pensare, come ha osservato Jonathan Scott, che l'eroe sia stato raffigurato in un momento di massima concentrazione. La drammaticità del racconto non viene enfatizzata soltanto dai giochi chiaroscurali e dalla straordinaria resa pittorica del drago, ma anche da altri elementi, come per esempio la scelta compositiva di dare ampio spazio alle rocce che occupano non solo l'intera parte sinistra del quadro, ma anche gli spazi al di sotto del drago e di Giasone. Non è molto chiaro come continui lo spazio davanti al drago, ma il fatto che le pietre siano visibili in diagonale fa pensare che ciò che vediamo succeda nelle immediate vicinanze di un abisso. Questo fatto accresce naturalmente la tensione e il pericolo di questo momento chiave degli Argonauti. In questo contesto va ricordato che l'artista nel 1653 aveva esposto in una delle mostre pubbliche a Roma un quadro che non rappresentava altro che un sasso. Luigi Salerno ha sottolineato che Rosa fu particolarmente attratto da strutture rocciose perché, cito,
Non solo la roccia è misteriosa per la sua imprevedibile e immutabile irregolarità, per cui si può inventare la forma conica di un monte, ma non esiste una forma ugualmente tipica e convenzionale di una roccia, rientrando questa solo nella categoria del pittoresco, estraneo a ogni schema regolare o geometrico. Ma esiste un'antica letteratura che esalta il valore delle rocce e delle pietre. Esse sono definite come le ossa della terra, come presenza della divinità, come pane, come corpo umano. Nelle viscere della terra si trova la pietra philosophorum, la ragione universale. Nel libro di Caterina Volpi, il dipinto viene inserito in una delle fasi, secondo me, più affascinanti della produzione dell'artista, e cioè nella seconda metà del Seicento, in cui è forse possibile avvertire nelle opere di Rosa la conoscenza diretta delle pubblicazioni di Athanasius Kircher, quali Il mundo subterraneus del 1665 o La china illustrata del 1667. Il Giasone e il Drago rifletterebbe, secondo la studiosa, molto bene le teorie dello scienziato gesuita circa l'esistenza di un mondo sotterraneo comunicante con il nostro tramite i vulcani e popolato di draghi. Lo stesso Kircher, appunto, nel Mundo Subterraneus, ottavo libro, capitolo 2, dal titolo De Draconibus Subterraneis, dedica lunghe considerazioni al drago. Rosa non aveva certo bisogno di Kircher per raffigurare un drago, perché esisteva una ricca tradizione visiva dalla quale poteva trarre esempi, ma non è del tutto da escludere che l'artista abbia letto con attenzione la descrizione del gesuita tedesca sulla forma del drago. Kircher descrive meticolosamente la qualità e il colore della sua pelle, il collo lungo e ruvido simile al serpente, gli occhi grandi, i denti taglienti orribili, le unghie simili a quelle del coccodrillo, le ali, le quattro zampe, non due ma quattro, e la capacità del drago di essere velocissimo nei suoi movimenti. Senza dubbio il testo di Kircher poteva fornire a Rosa numerosi spunti di ispirazione. In ogni caso, il dipinto testimonia il fascino che la rappresentazione dello scontro fra uomo e animale fantastico esercitava sull'artista. Sotto questo punto di vista, tematicamente affine, è una serie di disegni che rappresentano Noè ingoiato dalla balena, datati da Mahony attorno al 1666, e ancora di più il disegno con San Giorgio che uccide il drago, che per la sua composizione sembra situarsi in un momento stilistico prossimo al Giasone con il drago. Non escluderei neanche che Rose abbia lavorato contemporaneamente sia al Giasone con il drago che ad un tema cristiano come quello di San Giorgio con lo stesso o quasi lo stesso vocabolario artistico. La storia degli Argonauti fu trattato da Pindaro nella Quarta Ode Pitiana, pubblicato per la prima volta in latino a Venezia nel 1513, da Apollonio Rodio nel quarto canto dell'Argonauticon, pubblicato per la prima volta in latino a Venezia nel 1521, da Valerio Flacco nella sua Argonautica e da Ovidio nelle Metamorfosi, pubblicati per la prima volta in italiano a Città di Castello nel 1497. È molto convincente l'ipotesi di Helen Langdon che Rosa abbia utilizzato edizioni delle Metamorfosi come quella illustrata da Johann Wilhelm Bauer nel 1641, in cui si trova un'illustrazione dell'episodio in questione che dimostra strette analogie con il dipinto di Rosa, soprattutto per il modo in cui Giasone, inginocchiato sulla roccia, versa la sostanza magica sul drago che sta sotto di lui. Esistono però anche delle differenze fra le due composizioni. Nella stampa il formato è rettangolare e ampio spazio viene concesso alla raffigurazione di altre scene in secondo piano e soprattutto il velo d'oro è appeso sull'albero al centro. Il dipinto invece è di formato diverso, molto più concentrato, con la figura che agisce in primo piano. Una differenza cruciale fra le due composizioni consiste nel modo in cui viene rappresentato il drago. Nella stampa la sostanza magica ha già avuto effetto e l'animale dorme, nel dipinto di Rosa invece ancora no. Il drago è ancora pienamente cosciente e si gira in modo dinamico per difendere il velo d'oro. Ciò, come è stato detto prima, contribuisce ad accrescere l'impressione di pericolo e la drammaticità del dipinto.
Ritengo possibile che Rosa, proprio per esaltare l'elemento fantastico o miracoloso di questo tema, non si è basato soltanto sulla stampa di Bauer, ma che abbia consultato anche altre fonti, come per esempio una stampa di Antonio Tempesta, in cui Giassone sta versando in piedi le erbe magiche su un dragone che appunto non dorme, ma è attivo e sta per attaccare Giassone. Il sincretismo lavorativo di Rosa, in cui spesso sono conciliati elementi eterogenei, culturali, filosofici, religiosi e visivi, non è certo una cosa sorprendente in un artista del suo formato. Sembra piuttosto una pratica consueta e condivisa da artisti di affinità culturali e ambizioni comparabili a quelli di Rosa, quali Nicola Poussin o Pietro Testa, per citare solo due, che in ogni caso, quando fu eseguito questo dipinto, erano molto probabilmente già morti. Testa di sicuro perché morì nel 50, Poussin morì nel 65. Il tema della conquista del velo d'oro godeva di una certa notorietà nelle arti del Seicento, non solo grazie alle illustrazioni nei libri, ma anche fra artisti come Rubens e Stefano Della Bella. Rubens rappresenta Giasone trionfante davanti alla nave Argo che si vede in lontananza. L'animale ai piedi di Giasone è stato messo fuori combattimento non solo dalle erbe magiche, ma in questa interpretazione visiva anche da qualche colpo in testa con la clava di Ercole, e il povero drago sembra quindi più morto che dormiente. Già questo dettaglio dimostra come le fonti testuali che trattavano la storia degli Argonauti servivano spesso agli artisti come una sorta di trampolino per la ricreazione visiva del mito e per accendere la loro fantasia. In una stampa del 1644, Stefano Della Bella invece mostra il personaggio principale in completa tenuta di guerra, mentre dissimula dietro lo scudo il vaso contenente la bevanda stupefacente. Vale la pena notare che esistevano diverse versioni su come Giasone era entrato in possesso del velo d'oro. Presso gli autori è di solito la Medea che addormenta con un incanto il drago, aspergendolo col succo del ramo leteo. Agnes Cilagi, in un contributo sull'iconografia della lotta di Giasone con il drago, ha analizzato le diverse modificazioni che i racconti ovidiani hanno subito nel tempo. Nel settimo libro dell'Ovid Moralisé, la conquista viene descritta, cito, con i fatti antecedenti della conquista del velo d'oro. Rispetto alle fonti antiche, la figura di Medea è relegata in secondo piano e sebbene la sua parte non perda ogni rilievo, è lei, infatti, che fornisce all'amato, Giasone, l'erba magica. Giasone dovrà all'indomani affrontare da solo il drago messo a guardia del velo d'oro. Fine citazione. Natale Conti, nel sesto libro delle sue mitologie, dedica all'interno capitolo ottavo alla figura di Giasone e nota le versioni divergenti del mito. Alcuni commentatori dicono che Medea, di notte, dopo aver fatto addormentare il drago, abbia rubato il velo d'oro che in seguito avrebbe consegnato a Giasone prima di fuggire con lui e con gli Argonauti da Colchide. Altri commentatori, secondo Natale Conti, concordano invece sull'ipotesi che Medea abbia aiutato Giasone nella sua impresa, ma che non sia stato assolutamente lei a riuscire a prendere il velo d'oro. Nelle arti visive, infatti, l'eroe di questo momento decisivo è quasi sempre Giasone, mentre Medea appare o in secondo piano o viene tralasciata del tutto. Fa eccezione un disegno molto bello di Pietro da Cortona che mostra una soluzione diplomatica, fra virgolette. A sinistra è ritratto in piedi uno degli Argonauti, Orfeo, che con la sua musica era riuscito a domesticare il drago, mentre la maga Medea e Giasone conquistano il velo d'oro insieme. Qualche decennio prima, a partire dal 1584 per essere precisi, nascono a Palazzo Fava a Bologna le storie di Giasone dipinti da Agostino, Annibale e Ludovico Caracci su commissione del conte Filippo Fava. Le storie di Giasone e dei Caracci comprendono 28 scene, fra cui ovviamente anche la conquista del velo d'oro qui illustrato. Si deve a Malvasia una interpretazione della storia. Cito: «Volerò più particolarmente i morali, poiché il velo d'oro, che altro allegoricamente non ci significa che la virtù dell'uomo forte,
che per Giason vien figurato ci venne aiutato dalla ragione che per Medea ci si mostra al fin si acquisti. Per la conquista del velo d'oro e l'interpretazione dell'intera storia, dunque, non è solo la forza di Giasone importantissima, ma anche la ragione e l'intelligenza di Medea. La maga, tuttavia, appare numerose volte nelle altre scene a Palazzo Fava, ma, come nel caso di Rosa, non nell'affresco della conquista qui illustrato. Secondo la studiosa ungherese Agnes Cilagi, la vittoria di Giasone sul drago dimostra infatti il trionfo della ragione e dell'accortezza umana sulle forze della natura, o meglio, sulle potenze maligne. Nel 600, la storia del Giasone era comunque anche inserita in un contesto alchemico e medico. Michael Maia, nella sua arcanissima Hocest Hieroglifica Greca, pubblicato attorno al 1610, dedica circa 15 pagine al velo d'oro, che viene interpretato come una sorta di medicina suprema per il corpo umano, nonché come simbolo della crisopoeia, termine utilizzato dagli alchimisti per indicare l'arte della trasmutazione in oro. Sviluppando delle teorie sui colori, Maia afferma che il velo sarebbe stato originariamente bianco, solo dopo la doratura di Mercurio sarebbe diventato rosso. In questi due colori risiederebbe il principio dell'arte. In un'altra opera di Maia, l'Atalanta Fugiens del 1618, Giasone, assieme ad Ercole, Ulisse, Teseo e Pirito, viene considerato come una delle figure che simboleggiano l'alchimia. Molto simile doveva apparire il significato della storia in una delle perdute iscrizioni seicentesche di Villa Palombara, nota per il suo laboratorio alchimistico, dove si poteva leggere sopra una delle porte, traduco dal latino, oltrepassando la porta di questa villa, lo scopritore Giasone, cioè il pellegrino alchimista, ottiene vello, cioè oro, di Medea. Recentemente è stato dimostrato che la storia degli Argonauti stava al cuore dei dibattiti presso l'Accademia degli Umoristi, come si rispecchia nei manoscritti di Giuseppe Giusto Guaccimanni, stesi fra il 1698 e il 1705, in cui l'autore e membro dell'Illustre Accademia parla di alchimia e di atomismo e paragona l'attività degli accademici a quelli degli Argonauti alla ricerca del velo d'oro, ovvero della pietra filosofale e della ragione universale. È probabile che Rosa, che aveva trattato temi magici e alchemici sin dal suo soggiorno fiorentino, se non da primo, fosse interessato anche in questi aspetti di Giasone, ma per ricostruire con precisione il significato che l'artista voleva dare al suo dipinto, sarebbe necessario conoscere con certezza il committente e indagare sugli interessi di quest'ultimo. Mi avvio alla conclusione. È ben noto che Rosa aveva eseguito anche un acquaforte con lo stesso soggetto. Alla stampa, di solito datata tra il 1663 e 64 e considerato forse la sua ultima incisione, Richard Wallace ha dedicato una bella descrizione, cito: "Appropriately, the composition is one of extraordinary violence in which, in a fashion typically baroque and reminiscent of the sculpture of Bernini, the artist captured a dramatic instant at the point of its highest intensity. The forms of the warrior and the dragon comprise a complex series of powerfully opposed diagonals locked in a precarious equilibrium that threatens to break apart in centrifugal explosion at any moment. So strong was Rosa's interest in creating violent movement that for the first and only time in his career as an etcher, he abandoned the accurate description of the forms and indicated Jason's left leg simply by an impressionistic blur of high velocity strokes and flapping drapery." Fine citazione. Per la stampa esistono diversi disegni relativi, tra cui un disegno a Stoccolma con forti contrasti chiaroscurali in cui sono evidenziati gli aspetti pittorici, un altro disegno conservato al gabinetto dei disegni degli Uffizi, che secondo me è una copia dalla stampa di Salvatore Rosa, ed un altro foglio ad Amsterdam di qualità migliore rispetto al foglio fiorentino, ma forse anch'esso copia dalla stampa.
Per il dipinto invece mostro un foglio, un disegno di collezione privata pubblicato da Walter Fitztum nel 1969, disegno molto interessante peraltro perché si vede che originariamente la distanza fra Giasone e il drago era più grande, proprio come nella stampa di Bauer nelle Metamorfosi che abbiamo visto prima, mentre nel dipinto la testa del drago e la mano di Giasone sono molto più vicine. Negli studi su Salvator Rosa, la questione della successione temporale tra quadro dipinto e realizzazione grafica è sempre molto interessante. In questo caso, gli studi concordano sul fatto che la stampa precede il dipinto. Il quadro, però, non è una trasposizione della stampa in pittura, perché esistono notevoli differenze compositive che per motivi di tempo non posso elencare uno per una. Non è tuttavia l'unico caso nell'opera di Rosa in cui si possono osservare differenze tra stampa e dipinto dello stesso soggetto. Richard Wallace, Wolfgang Prohaska e Xavier Salomon si sono interrogati sul sogno di Enea e dopo aver analizzato i disegni relativi sono giunti alla conclusione che in quel caso il dipinto molto probabilmente precedeva l'incisione. Nel catalogo della mostra su Salvator Rosa nel 2008 al Museo di Capodimonte, Caterina Volpi ha redatto la scheda del dipinto di Glauco e Scilla e, basandosi su una lettera di Rosa del 21 ottobre 1663, ha sostenuto che la stampa fu eseguita nel 62 mentre il dipinto venne eseguito dopo. Nella lettera alla quale Caterina si riferiva, Rosa scrive: «Per soddisfarci circa quel pinxit delle mie carte, ce l'ho messo per mia cortesia e per far credere che io intanto l'ho intagliato in quanto lo avevo le dipinte. Ma la verità è che da Latilio in poi, tra le grandi, del Democrito e Diogeno della Scodella fra le mezzane, nessun'altra è stata da me colorita, né è stata abbastante una fantasia come quella dei giganti a muovere la voglia a nessuno di vedersela colorita». Le opere menzionate da Rosa in questa lettera sono Il martirio di Attilio Regolo, Richard Mount Museum of Fine Arts, quindi sicuramente dipinto prima del 63, Il Democrito a Copenaghen, esposto al Pantheon il 19 marzo 1651, Il Diogene a Copenaghen, esposto anche esso durante la stessa mostra al Pantheon l'anno seguente e venduto successivamente insieme al Democrito all'ambasciatore veneziano Niccolò Sagredo, e infine La caduta dei giganti, di cui mi sembra che non si conosca una versione dipinta da Rosa. Esiste un'altra lettera di Rosa all'amico Ricciardi, scritta il 15 dicembre 1666, sulla quale vorrei soffermarmi un attimo. Nella seconda pagina, qui proiettata, seconda riga, Rosa scrive: «I giganti e l'Edippo non sono stati da me ancora dipinti, il resto sì. È ben vero che ho pensiero una volta dipingerli, se mi verrà fatto». Nelle trascrizioni successive di questo passo succede una cosa molto curiosa che riguarda una virgola posta male, a volte dopo la parola «il resto», a volte dopo la parola «sì». La virgola posta male cambia però del tutto il senso della frase. La trascrizione di Cesareo del 1892, la mostro qui in alto, che riprende quella già pubblicata nel 1822 nella raccolta di lettere di Bottari e Ticozzi, mi sembra la più giusta. «I giganti e l'Edippo non sono stati da me ancora dipinti, il resto sì. È ben vero, ciò pensiero una volta dipingerli, se mi verrà fatto». L'errore della virgola posta male si trova per la prima volta da De Rinaldis nel 1939, che scrive: «I giganti e l'Edippo non sono stati da me ancora dipinti, il resto, sì, è ben vero, ciò pensiero una volta dipingerli, se mi verrà fatto». La stessa trascrizione, con la virgola posta dopo il resto, si trova anche nella raccolta delle lettere ad opera di Lucio Festa, edita da Gian Giotto Borelli nel 2003, e da Richard Wallace, che basandosi sulla trascrizione di De Rinaldis, aggiunge nel suo studio sulle incisioni di Rosa il seguente commento: «Given the extreme vagueness of the phrase, il resto, I'm very reluctant to give this later letter much weight in dating the prints, especially in the light of the strong evidence presented here for dating the print after the painting».
Il discorso potrebbe sembrare banale, ma in questo caso non lo è, perché la virgola posta dopo il resto fa iniziare la seconda parte della frase con «Sì, è ben vero, ciò pensiero una volta dipingerli, se mi verrà fatto», e trascura il senso di ciò che Rosa voleva comunicare all'amico Ricciardi. Scoprendo questo dettaglio, mi sono venute in mente alcune cose che girano su internet, come per esempio questa immagine pescata dalla rete. Mentre il senso della seconda frase è «Nonno, il pranzo è pronto», il senso della prima frase, senza la virgola, è «Mangiamo il nonno a pranzo». E sotto si trova un appello a mettere le virgole che possono salvare delle vite. Ciò che Rosa invece voleva dire in questa lettera era, secondo me, che solo i giganti e l'Edipo non erano ancora stati da lui dipinti, tutti gli altri invece sì. Dunque, se la ricostruzione basata sulla corrispondenza di Rosa è giusta e l'intera produzione incisoria dell'artista si può collocare tra il 30 dicembre 1651 e il 14 luglio 1663, vale la pena chiedersi se la datazione del Giasone e il Drago, di solito posta fra il 65 e il 70 circa, non potrebbe essere circoscritta con maggiore precisione. Se Rosa, infatti, nella lettera del 15 dicembre 1666, afferma di aver dipinto tutti i quadri relativi alle sue acquaforti, tranne che per i giganti e l'Edipo, potremmo chiederci se in quel momento non esisteva forse anche già il Giasone e il Drago? Sul piano metodologico, non è tuttavia possibile datare un dipinto esclusivamente sulla base di un indizio di questo genere. Stilisticamente, il Giasone e il Drago mi sembra vicino a opere come il Martirio di San Cosma e Damiano, dipinto nel 69 per la Cappella Nerli di San Giovanni dei Fiorentini, anch'essa una composizione altamente drammatica e movimentata. La vicinanza stilistica di queste due opere è stata rilevata da Wolfgang Prohaska proprio per il tocco, cioè la pennellata con il denso impasto che Rosa utilizza in questi anni per creare un contrasto con i tratti completamente piatti che lasciano trasparire la preparazione. Basterebbe confrontare inoltre un dettaglio come l'elmo di Giasone con quello del soldato che sta gridando in basso a destra o il modo in cui i riflessi di luce si manifestano sulle armature dei soldati per accorgersi della vicinanza stilistica delle due opere. Il Giasone e il Drago mi sembra essere stilisticamente più vicino a questa pala d'altare nella Chiesa Nazionale dei Fiorentini a Roma che a opere come Pitagora risale dagli inferi, eseguita nel 62 ed esposto da Rosa nello stesso anno a San Giovanni Decolato, un'opera molto classica in cui i gesti e l'espressione delle figure fanno veramente pensare che Rosa abbia voluto entrare in diretta competizione come Poussin, come è stato rilevato da Helen Langdon. Già stilisticamente più probabile, nonostante i soggetti e le misure diverse, mi sembra un'esecuzione in vicinanza temporale al Panne Pindaro esposto alla mostra di San Giovanni Decolato il 29 agosto 1666. Comunque sia, Salvatore Rosa era un artista che sin dalla sua giovinezza a Napoli sembra aver praticato un uso libero e pienamente cosciente dei suoi modelli e del suo vocabolario artistico e in anni maturi sembra di essere riuscito a sperimentare con diversi stili contemporaneamente, cosa che, come ammette la stessa Caterina, rende a volte difficile datare con precisione le sue opere. Spero in chiusura che la proposta di anticipare la datazione del Giasone e il Drago ad una data antecedente il 15 dicembre 1666 e comunque vicino a questa data e sicuramente non molto più indietro negli anni, proposta che tra l'altro entrerebbe a pieno titolo nell'arco cronologico previsto da Caterina per la datazione del dipinto, possa venire preso in considerazione dai massimi esperti di Rosa qui presenti, o almeno stimolare nuove riflessioni sul dipinto esaminato e la non sempre facile cronologia dell'artista. Grazie. Grazie davvero anche in questo caso per la bellissima relazione che partendo da un'opera in realtà ci ha fatto immergere anche in questo caso nel mondo complesso delle relazioni di Rosa, di come lui
sa gestire se stesso e quindi anche, come era già stato detto prima dalla Langdon, come lui sappia competere con i grandi maestri. E in questo caso a me sembra che il saper competere sia anche un saper competere proprio con Bernini. Sì. E quindi mi sembra che questa attenzione speciale nei confronti della realizzazione di questa prorompente e pericolosissima roccia sul bordo di un orrido, a me sembra che sia stata molto opportunamente messa in rapporto, così richiamandolo, già non solo da lei, con l'esperienza di Bernini. Peraltro, chi non ha visto ancora la cappella in Santa Maria della Vittoria restaurata, consiglio molto di andarla a vedere, perché si tratta di una questione di roccia, nel senso che, come sappiamo, Bernini come architetto anche per le rocce ha un'attenzione speciale, e proprio il restauro ha dimostrato che Bernini aveva voluto far levitare la sua santa in estasi su una roccia che era stata in parte invece ancorata da una finta cornice che è stata adesso con il restauro rimossa. Quindi questa attenzione per la naturalezza, che peraltro è stata come dire, in modo diverso così forte e importante nel corso del Seicento, e altrettanto in modo diverso significativa per Rosa. Nella relazione precedente abbiamo visto citare la riedizione di Leonardo con i disegni di Erard, e proprio questo, non posso dimenticare quella bellissima mostra sui panni di Leonardo che si tenne al Louvre, proprio a dimostrazione di come l'attenzione per il modo naturale della ricaduta rispetto al peso del tessuto in Leonardo costituisca poi uno dei tanti significativi modi per prestare nuovamente attenzione alla naturalezza e alla mozione degli affetti leonardesca nella revisione del Seicento. In questo caso la roccia è un altro elemento significativo di questa ripensamento sull'orrido, sulla naturalezza, sull'importanza della sorpresa. Ma la cosa che mi sembra più importante in questo momento da discutere, e io non sono la persona adatta per farlo, ma c'è qui Caterina, c'è Helen, è la datazione, perché questa proposta a me sembra molto convincente in rapporto alle questioni di stile, questo tocco di rilevato e irruento del modo di porre, proprio del girar del pennello di Rosa, effettivamente da mettere a confronto con il martirio dei Santi Cosme e Damiano in San Giovanni dei Fiorentini, mi sembra sia una proposta molto interessante, che poi sarà Caterina e sarà magari Helen a discutere con il nostro brevissimo relatore, al quale sono molto grata anche per aver come dire, posto alla nostra attenzione una questione di assoluta prudenza per quanto riguarda le sue eventuali, come dire, le eventuali accezioni alchemiche del dipinto, prudenza da legarsi evidentemente alla ricognizione certa, alla conoscenza certa del committente, che però già Caterina aveva proposto di individuare in una figura molto interessante come il Grimani a Napoli. Bene, anche per la funzione che l'incisione ha in Rosa nelle strategie della rinomanza,
strategie che Rosa applica molto frequentemente, andrà forse discussa anche in rapporto alla cronologia prima o dopo di quanto proposto. Bene, grazie mille e adesso chiedo la cortesia, eccola, è già qui, Giulia Martina Weston, e ha un curriculum negli approdi conclusivi, come dire, in collaborazione anche con il relatore, con Albert, con il relatore che la precede, è assistente di ricerca al Courtauld e si è laureata con Caterina in storia dell'arte moderna da noi alla Sapienza, dove ha conseguito un dottorato di ricerca al Courtauld su Niccolò Tornioli. E quindi siamo in un mondo che ci fa capire le ragioni della sua anche cultura e consapevolezza nei confronti della pittura di Rosa e del momento, come dire, di formazione di questa pittura. Tornioli a me è molto caro perché tra l'altro è stato anche pittore del principe cardinale Maurizio di Savoia, quindi mi sembra, sono molto contenta che ci sia una specialista adesso di questo pittore, che però adesso ci racconta altro e il suo intervento è su magiche ed epistemiche, le immagini della scienza nella Roma di Salvator Rosa, e entriamo proprio sempre di più in questo mondo del vedere.